Salve e benvenuti in questo nuovo video della serie Laboratorio da cani. Oggi andremo a vedere un altro semplice circuito che sarà fondamentale per dei prossimi argomenti, direi molto importanti, che porterò nel canale e con cui riusciremo ad alimentare diversi LED con la stessa identica corrente e persino controllare l'intensità luminosa di tutti attraverso un singolo potenziometro. Ma vediamo tutto ovviamente dopo la sigla. Per un mio prossimo progetto avevo bisogno di regolare l'intensità di parecchi LED alimentati a 5 V con l'ausilio di un solo potenziometro. Quindi perché non sfruttare l'occasione per far vedere ai più gli specchi di corrente? Che nonostante diciamo un circuito fondamentale, nella realtà purtroppo non è molto usato con componenti discreti. Diciamo per alcune sue debolezze che vedremo più avanti. Ma può tornare molto utile in tanti casi ed è fondamentale nella microelettronica. Poi, come vi avevo anticipato, questo circuito assieme a quello che ho mostrato nel video del gioco elettronico fai da te, nel caso andatelo a recuperare, saranno fondamentali per la prossima puntata dell'elettronica spiegata da cani. Anche se in realtà ormai vi ho spoilerato tutto ed è molto semplice indovinare, provate a scrivere nei commenti quale sarà il prossimo argomento che tratterò nella serie. Ok, ho capito. Ma vuoi dirci cosa cavolo è questo specchio di corrente? Hai ragione, lo specchio di corrente è questo. Ta-da! Praticamente formato da due o più transistor e, come dice il nome, serve a specchiare la corrente. In pratica, la corrente che entra nel primo transistor, quello detto in configurazione a diodo, verrà riprodotta fedelmente su tutti gli altri collettori dei BJT presenti nella catena. Ok, bello. Ma come fa a funzionare questo specchio? Beh, per semplificare tantissimo, prendiamo uno specchio fatto da solo due BJT e poniamo che entrambi stanno lavorando nella zona attiva. Ora, il primo transistor è detto a diodo dello specchio, perché effettivamente potremmo vederlo quasi come un diodo. E in alcuni casi viene proprio sostituito da un diodo. Ma noi non lo faremo perché questo peggiorerebbe di molto lo specchio e lo cambierebbe un po'. Ora, finché l'alimentazione è sufficientemente maggiore della VBE del BJT, diciamo i 0,7 V dei classici BJT, potremmo dire che la corrente dipende quasi solo da R1 e la tensione di alimentazione. Infatti per il momento consideriamo la corrente di base del BJT come molto piccola e quindi trascurabile. E questa corrente la chiameremo corrente di riferimento. A questo punto immaginiamo che i due transistor sono perfettamente uguali. Possiamo dire che anche le loro VBE lo saranno e quindi di riflesso anche la corrente di base. Ora, avendo la stessa corrente di base, anche le correnti dei collettori dovranno essere praticamente identiche. In questo modo, idealmente, indipendentemente dal valore di R2, troveremo sul collettore la stessa corrente specchiata. Nella realtà non sarà proprio così, ma diciamo che è giusto per capire il funzionamento. Ora, aggiungendo altri BJT identici, collegandoli in questo modo, creeremo altri rami sempre con la stessa identica corrente di collettore uguale alla corrente di riferimento. Che figata, no? Bah, se lo dici te. Ma quindi io posso aggiungere tutti i transistor e creare tutte le correnti che voglio? Beh, più o meno. Nel senso che finché la HFE del transistor è abbastanza grande da rendere il consumo delle correnti di base diciamo trascurabile rispetto alla corrente di collettore, è tutto ok. Nel caso contrario, solitamente ci sono altre versioni di specchi di corrente, tipo questa, dove si va a ridurre l'impatto della corrente di base rispetto alla corrente di riferimento. Ma ora che avete capito il funzionamento, anche se in maniera molto semplificata, del circuito, avrete cominciato a intuire anche voi perché a componenti discreti non è utilizzato tantissimo. Infatti, per funzionare bene, i due o più BJT devono essere perfettamente uguali. Cosa molto difficile da avere nella realtà con componenti discreti. Ma il circuito poi è sensibile anche a temperatura, effetto Early, che possono anche influenzare parecchio il funzionamento. Proprio per questo esistono delle configurazioni più avanzate che cercano di mitigare o risolvere tutti questi problemi. Ma non andremo tanto oltre con questo video perché dopo tutto vi avrò già annoiati abbastanza. Alla fine c'è un motivo se gli specchi vengono utilizzati soprattutto in microelettronica. Infatti in quel caso molti dei fattori detti diciamo di mismatch,
precedentemente descritti, sono più facilmente mitigabili e si riesce a giocare meglio su alcuni parametri dei transistor. Ok, basta così. Ma in questo modo ho solo correnti uguali. Se volessi delle correnti differenti sui rami? Beh, in realtà è possibile fare anche questo. Infatti, se modifichiamo il rapporto tra il BJT a diodo e gli altri BJT, o il contrario, possiamo avere correnti di valore maggiore o minore, ma sempre legate in qualche modo a quella di riferimento. Cos'è che devo fare? Beh, in pratica, se mettiamo uno o più BJT in parallelo al diodo, o anche solo un ramo, riusciremo a moltiplicare o dividere la corrente del ramo rispetto a quella di riferimento. Magari coi componenti discreti siamo un po' limitati, riuscendone a mettere solo più in parallelo, ma questo effetto è ampiamente utilizzato nella microelettronica, dove possiamo anche decidere le dimensioni del BJT. Tornando a noi, in pratica con uno schema simile sono riuscito a comandare la corrente di un vasto numero di LED, mantenendola stabile e uguale per tutti. Facendo così poi, avevo anche il vantaggio di poter regolare la luminosità di tutti i LED girando un solo unico potenziometro. E tutto in maniera abbastanza semplice. In pratica, cambiando la corrente di riferimento, varierà anche la corrente sui LED. Infatti mi è bastato calcolare le resistenze per impostare una corrente che potesse variare da qualche milliampere fino a un massimo di 20, in maniera da regolare appieno la luminosità dei LED. Ma questo circuito può trovare diverse applicazioni e sarà solo la vostra fantasia a limitarne l'uso. Direi però che per questo video forse abbiamo fatto anche troppo. Spero che questa puntata, forse anche un po' troppo teorica, vi sia piaciuta. Dopotutto era un circuito che prima o poi dovevo spiegare. Non dimenticate di mettere like, iscrivervi al canale, attivare la campanellina e condividere il video. Noi ci vediamo presto, ciao!